il castello che ospitò gli ambasciatori di Prussia e Stati Uniti presso il Regno di Sardegna e il neonato Regno d'Italia, la torre dalla cui sommità si ammira il panorama sulla pianura a sud di Torino, ultima vestigia del maniero edificato intorno all'anno 1000, le case medievali del centro storico, la pieve romanica di San Giovanni ai Campi. A Piobesi torinese gli spunti per un'interessante gita fuori porta sono molti e abbiamo pensato di passarli in rassegna in una puntata del Venerdì dal Sindaco. Piobesi torinese è un paesino piccolo, piccolino, ha 3.800 abitanti, siamo tra la cintura sud di Torino e l'inizio del Pinerolese e anche del Cuneese. Paesino molto tranquillo, molto verde, e tranquillo però è molto vivo dal punto di vista dell'associazionismo. Abbiamo una forte presenza sia di età giovanile che di età un po' più anziana nelle varie associazioni e tengono vivo il paese. Ed è quello che ha permesso di superare fino adesso il momento di pandemia. Quindi un clima sociale positivo, ma un paese ricco di storia, perché la bellezza di questo centro storico deriva da secoli e secoli di vicende. Piobesi ha della storia romana dentro di sé, perché nella zona dell'attuale cimitero si sono ritrovate delle lapidi, delle pietre che indicano proprio il passaggio dell'epoca romana, e da lì poi il paese si è spostato verso la zona attuale, ma la chiesa romanica del X secolo che risiede dentro il cimitero non è né una testimonianza. Amministrare un paese gradevole, un bel paese ricco di storia, è certamente piacevole, ma i problemi non mancano anche per il sindaco di Piobesi, i problemi quotidiani dell'amministrazione. Sì, i problemi ci sono sempre, come in tutto, come nel proprio lavoro, come nella vita familiare, però se le fai con passione e con voglia è tutto più leggero. Ovviamente non devi essere da solo, ma devi avere l'appoggio e l'apporto di consiglieri, assessori, e questo non manca. Però quello che ti dà poi la forza per andare avanti sono, come dicevo prima, le associazioni. Ma nel volontariato del sindaco qual è l'aspetto che i concittadini chiedono di più di risolvere? Vabbè, le buche nelle strade, quello è classico, però poi i servizi, i tempi sono cambiati, quindi la fibra è diventata un servizio essenziale non solo per i cittadini ma per tutte le aziende, oltre alle esigenze sociali. La pandemia ha creato delle situazioni di disagio notevoli e quindi gli aiuti ci sono quasi quotidiani. Insomma, anche a pochi chilometri da Torino l'isolamento è sempre un problema che è dietro l'angolo. Ma l'isolamento sì, anche dal punto di vista logistico, perché noi siamo ben collegati con Torino e le prime città della cintura con il trasporto gommato, ma non avendo la ferrovia siamo quasi obbligati ad usare l'autovettura. Però abbiamo dei progetti per fare tre piste ciclabili sia all'interno del paese che verso Candiolo, quindi proprio direttamente verso la stazione ferroviaria, e speriamo che nell'arco dei prossimi 2 anni si possa arrivare ad un accordo sia con i comuni vicini che con la città metropolitana e regione. Eccoci sulla cima della torre medievale del castello di Piobesi Torinese, una torre immersa nel verde del parco all'italiana. Siamo qui a 28 metri, accompagnati dal nonno albero, l'albero ultracentenario di platano che domina Piobesi, e siamo qui per invitarvi a visitare Piobesi nelle giornate in cui si potranno finalmente fare le manifestazioni. Sono due principalmente: durante il mese di maggio per la manifestazione culturale artisticamente e poi l'ultima domenica di settembre in occasione della Sagra del Pane. Ecco, sono due punti fermi durante l'anno dove si possono visitare questa struttura e anche la scuola di alta cucina che c'è qui nella sede del castello.